vino che faccio? Lo spiego, Andrea? Non ci sarebbe bisogno, non ce n'è bisogno, però quando Ruffino cambia un po' le carte in tavola, nel senso che è un rinnovamento incredibile, dobbiamo andare a parlare con quello che è il responsabile dell'azienda da un punto di vista di immagine e di tutto. Quindi Sandro Sartorra, amministratore delegato di Ruffino. Ma cosa è successo Ruffino? Cosa ci dobbiamo aspettare come consumatori? Ruffino è entrato in una galassia, o meglio in una costellazione di grandi prodotti, di grandi marchi. La società che ha acquisito Ruffino recentemente a ottobre ha il 100%, quindi la totale proprietà del brand è Constellation Brand, che è l'azienda. Vedi la costellazione, cioè te lo spiego perché te non le capisci. Te la pensi. Ah, io ho scritto un libro su vino e costellazioni. E quindi questa cosa Constellation Brand dovrebbe essere perfetto. Esatto. Constellation Brand è una società che anche pochi del vino magari conoscono, ma in realtà è la società di vino più grande al mondo, un fatturato di circa 3,3 miliardi di dollari di vino. Comincia a sudare, comincio a sudare perché 3,3 miliardi mi tolgo la. Quindi vuol dire che le persone magari hanno bevuto sicuramente un vino Constellation Brand, ma non lo sanno. Voi lo vendete. Allora, e quindi acquisito questa brand che è Ruffino, e quindi essendo questa brand all'interno di questa Constellation ha sicuramente la possibilità, la potenzialità di accedere ai mercati con più facilità. Esatto. E quindi ha una macchina distributiva e una macchina di marketing aziendale dietro incredibile, quindi è la stessa carrozzeria di prima, ma dentro c'è un motore potentissimo. Ecco, noi la globalizzazione spaventa e dice no, ma come Ruffino è un brand? Ruffino fa il vino, eccoci qua. Allora, qui abbiamo per l'altro il vostro vino simbolo, Riserva Ducale. Esattamente, Oro. Riserva Ducale è un prodotto veramente iconografico, direi, un'icona, un prodotto che... Aspetti, no, perché c'è qui, abbiamo i gori, sennò... Dico che? Iconografico, ok, nel senso che... diventa un elemento su cui tutti faranno un riferimento, te lo spiego, È un grandissimo vino, compie quest'anno i 60 anni la nostra versione Riserva Ducale Oro, e ci sono poche etichette nel mondo del vino che sono restate uguali a se stesse per un periodo così lungo, però è il segno di un grande successo. Però tranquillizziamo i consumatori, cioè voglio dire, il marchio è di proprietà americana, ma il marchio è in Italia, i vini sono in Italia. Guardate, se c'è una cosa che non si può delocalizzare il vino, perché le vigne stanno in Toscana e non potranno che restare in Toscana. E a questo punto basta altro che assaggiare per capire che il vino è